è stata importante, quanto è importante e quanto sarà importante la vicinanza alla società in modo particolare del Presidente Renzo Schifo. Allora, a lei Presidente chiedo in questa fase quanto è importante questa vicinanza che c'è sempre stata, ma io ho sempre detto che c'è sempre stata forse nei momenti più difficili, perché in quelli belli è semplice stare insieme, in quelli più difficili forse è ancora più importante. Allora vi chiedo un parere su questo momento e su quello che state facendo. Grazie. Ma guarda, ho deciso un'oretta fa di intervenire in questa conferenza stampa perché penso che nei momenti di difficoltà bisogna essere presenti e non assenti. Magari quando le cose vanno bene, il merito deve essere sempre degli altri. Quando le cose vanno male, la responsabilità è in primis della società, del presidente e dei suoi stretti senso di questa mia presenza qui è solo l'interesse, cioè non ci tiriamo indietro vicino alle nostre responsabilità, però anche questa deve essere l'occasione anche per puntualizzare una serie di aspetti che mi sembra che qualche volta vengano dimenticati nei nostri commenti, cioè ci sono dei passaggi che secondo me devono essere sempre tenuti bene in considerazione se vogliamo evitare di passare da forti momenti di esaltazione a grandi momenti di depressione, definitivamente. E la prima cosa che voglio sottolineare è che nessuno all'inizio dell'anno ha detto che Frosinone sarebbe arrivato primo in classifica e magari avesse chiuso il campionato con 5 giornate primo, 7 giornate prima, non mi sembra. Mi sembra che l'obiettivo che è stato sempre pratica sbandierata dalla società è stato quello di stare sempre stabilmente nella parte sinistra della classifica per arrivare al mese d'aprile e giocarsi tutte le sue chance. Diciamo che fino a questo momento, malgrado gli alti e i bassi di quest'ultimo periodo, siamo ancora in linea per poter competere. Quindi da questo punto di vista ritengo che in pratica a partire dalla società, alla struttura tecnica, ai calciatori, ai tifosi, agli addetti ai lavori della stampa, cioè secondo me l'elemento che emerge nei vostri commenti in questo momento è più l'aspetto della delusione per non essere stati capaci di dare continuità al risultato di Ferrara, che invece l'aspetto che ci vede in questo momento a 3 punti dalla promozione diretta, a 4 punti dalla promozione diretta e in ogni caso nella possibilità di poter disputare, diciamo, qualora non ce la dovessimo fare, i playoff da una condizione privilegiata fino a questo momento. Quindi, secondo me, per dovere di cronaca e per evitare di farci del male tutti quanti e di chiudere un campionato molto in anticipo rispetto a quello che sarà la sua scadenza naturale, inviterei a tenere in considerazione, diciamo, questo aspetto, che spesso non viene tenuto nella giusta considerazione. Detto questo, io penso che al Frosinone sia successo quello che è successo nel girone d'andata a Verona, quando pensava già di aver vinto il campionato e poi improvvisamente si è ritrovato a combattere con una realtà ben diversa. È successo anche alla Spal dopo la partita del Carpi, perché quando noi siamo andati ad affrontarla pensavano già di aver vinto prima di incominciare a giocare, ed è successo anche a noi. Per il momento la Spal è stata la più brava di tutti, cioè ha subito solamente 2 sconfitte, si è ripresa alla grande con un po' di fortuna, devo dire, nella prima partita, dopodiché ha ripreso il suo percorso naturale. Il Verona è stato molto bravo a riprendersi nel momento topico della stagione. Noi siamo lì a metà del guado, possiamo far bene come possiamo anche far male. Naturalmente, sicuramente faremo male se non avremo l'appoggio del pubblico, se non avremo l'appoggio della stampa e se soprattutto non saremo capaci di gestire la depressione e l'esaltazione con la stessa capacità e tenacia nel farlo. Quindi da questo punto di vista non c'è niente di particolarmente strano, voglio anche smentirvi, io non faccio scuriate, non sono entrato negli spogliatoi, non l'ho mai fatto, se figuratevi se lo faccio adesso all'età che ho per andare a strigliare, no, a catechizzare, cioè sono tutte veramente leggende metropolitane queste qui. Il ritiro l'ho ordinato soprattutto per cercare di far riposare di più i ragazzi in vista di una partita che
sicuramente importantissima per noi, quindi da questo punto di vista non c'è nessuna distonia né con i ragazzi e né soprattutto con il tecnico. Ricordare, e lo ricordo anche a voi, che quando si fanno i contratti si fanno perché devono essere rispettati, quindi noi abbiamo non solo fiducia nel nostro tecnico, abbiamo anche la consapevolezza e crediamo fermamente che lui ci possa, diciamo, indicare la strada giusta per ottenere un successo importante. Qualora non dovesse avvenire, fa parte delle vicende dello sport. E quindi la responsabilità non sarà del tecnico, sarà in primis del presidente, dei suoi collaboratori e a cascata di tutti quanti, perché poi alla fine ognuno deve essere in grado di sapersi assumere le proprie responsabilità, voi compresi. Okay? Quindi detto questo, io l'invito che faccio ai tifosi è di assistere allo spettacolo, ragionando però con una mentalità che non finisce alla fine della partita con lo Spezia. Cioè, mancano ancora 5 giornate alla fine di questo campionato, ci sono ancora 15 punti a disposizione. Secondo me noi vogliamo solamente essere messi nella condizione di giocarci tutte le nostre chance nel modo giusto. E per giocarci le nostre chance nel modo giusto abbiamo bisogno di un ambiente che creda nella possibilità di arrivare. Perché se cominciamo a ragionare che dopo ogni partita in pratica bisogna fustigare i calciatori, i tecnici e tutti quanti, io penso che così non andiamo da nessuna parte. Io penso se si deve avere la fiducia si ha quando le cose vanno bene, sia soprattutto se si vuole bene alla gente quando le cose vanno male. Per cui da questo punto di vista io invito i nostri tifosi ad assistere con grande serenità a queste 5 giornate e poi a seconda di quello che il futuro ci riserverà, magari anche al proseguio se in pratica non saremo stati capaci di saper sopravanzare i nostri avversari. Però attenzione, il limite non ce lo dobbiamo costituire da noi, ma il limite deve essere determinato dall'incapacità di fare delle prestazioni importanti. Non dobbiamo creare alibi a nessuno, alla società, al tecnico, ai calciatori. Dobbiamo fare ognuno la nostra parte, provando a cercare di aiutare la squadra a farlo uscire da questo momento di difficoltà. Quindi noi, dal nostro punto di vista, ce la metteremo tutta. È evidente, tutti vogliamo raggiungere un risultato importante, ma qualora in pratica ciò non dovesse avvenire, non è che il calcio finisce a Frosinone, non è che in pratica dobbiamo a un certo momento pensare che tutto è stato un fallimento. Noi quest'anno abbiamo costruito tante cose buone, siamo per realizzare poi l'impresa più grande, che è quella della realizzazione dello stadio. Io penso che a Frosinone ci sono le condizioni oggi per poter fare il calcio con continuità e con serietà. Se poi vogliamo giocare tutti quanti allo sfascio, io non farò parte certamente di questa partita. Ecco, questo ve lo dico, per cui mi auguro che anche da parte vostra ci sia, diciamo, un aspetto di riflessione importante su questo. Ciao, buongiorno. Senti, volevo chiederti qualcosa sulla reintegra di Paganini. Se state pensando, come, che cosa state pensando, visto che mi hanno detto che ha fatto benissimo. Sì, allora Paganini ha fatto benissimo, però capito, non è che deve essere la panacea o dobbiamo caricare anche lui di un eccesso di responsabilità dopo 5 mesi. Dopo che è reduce da un infortunio molto grave. Allora, Paganini penso che discuterà ancora un'altra partita con la Primavera ed eventualmente ci fossero le risposte giuste, probabilmente sarà reintegrato per la partita con la Primavera. Tra le cose strane che si sono lette in questi giorni, c'è appunto poi una frangia che ritiene che il Frosinone voglia restare in Serie B, comunque dice che per fare stretto al mondo la deve fare, perché si dicono che ci sono delle grosse difficoltà per ultimare il nuovo stadio. Ecco, vuoi chiarire
su questo punto che secondo me non lo so, io è una barzelletta. Io posso rispondere solamente con i fatti. Penso che i direttori che lavorano allo stadio ogni giorno ci sono almeno centinaia di persone, stanno guardando quello che stanno facendo. No, è una barzelletta. Io questo lo vedo. Penso di sì, qualora ci dovessero essere delle difficoltà me l'avrei comunicate, non ci sono difficoltà. Cioè, le difficoltà sono quelle di carattere pratico che purtroppo arrivano dalla combinazione di una sinergia tra pubblico e privato e tra quattro imprese di cui ognuno ha le sue esigenze, però alla fine cioè, si sta andando avanti, penso che io ritengo che entro il 10 di giugno lo stadio sarà completato. Non ho fatto più la conferenza stampa perché mi ero promessa che l'avrei fatta dalla faccia dello stadio, fin quando non è pronta non la faccio, ma quando sarà pronta la faccia dello stadio la faremo di te. Allora, poi sul fatto che non convenga di andare in Serie A, allora mi sembra, allora qui cioè, è una specie di psicodramma, per voi, per me, per i tempi. Vabbè, ma questo è chiaro che è chiaro che è una parte di una. Penso che è giusto che bisogna avere rispetto di tutte le opinioni. Cioè no, però ti faccio la domanda adesso sulla squadra, quella era una curiosità. Va bene, tu a Londra di stile inglese lo conosciamo, immagino che non sbraidi, non bestemmi in gli spogliatoi eccetera, però questi benedetti ragazzi, suppongo anche ieri sera, come ci diceva il mister, che li hai incontrati, qualcosa ti avrei detto insomma. Certamente, io ho detto di fare appello a quello che in questo momento manca, che è la compattezza, che hanno avuto per buona parte della stagione. In questo momento magari qualche certezza comincia a vacillare, bisogna invece fare appello alle energie mentali e fisiche e provare a ricostruire diciamo quell'unità di intenti che in questo momento sembra mancare. Ho detto essenzialmente questo, ho detto che io sono dalla parte loro, io ho detto che se la società può fare qualcosa per aiutarli, la società è a disposizione per aiutarli, ma questo dico, perché non gioco allo sfascio, sono dei miei collaboratori e io voglio innanzitutto bene. È stato sempre così, sia nel lavoro ma anche nello sport. L'ultimo. Presidente, buongiorno, intanto grazie per essere qui. Non voglio essere ripetitivo anche perché la domanda l'ho fatta al mister, però mi sento in dovere di fargliela. Cosa vi ha dato fastidio di questi giorni, di queste ore? Non è fastidio, no. C'è il dispiacere di non, cioè di non essere stati capaci a reagire a due prestazioni che secondo me hanno creato molta delusione nei ragazzi, che sono quella dell'Avellino e quella dell'Ascoli soprattutto. Cioè, secondo me questi mali partono da lontano, quando non si riescono a chiudere quelle partite, ci metterei anche quella con Cittadella, ci metterei anche quella con Ventella, evidentemente c'è qualche fragilità di troppo sulla quale bisogna lavorare, perché onestamente ci sono più indizi e più indizi cominciano a fare una prova, quindi evidentemente sono degli aspetti che non debbono essere sottovalutati, evidentemente anche la reazione alla pressione, cioè si vorrebbe diciamo arrivare subito, spaccare tutti quanti, finire il prima possibile, evidentemente invece non è così, la realtà è completamente diversa, quindi secondo me dobbiamo lavorare per diciamo ridurre gli effetti di queste fragilità. Se non facciamo questo difficilmente potremo ottenere dei risultati. Per cui vi ho detto di guardare bene il bicchiere mezzo pieno e rifare le stesse cose che ci hanno consentito di ottenere sempre 17 partite positive, insomma dopo 33 giornate, 37. Cioè, sempre uno score importante. Se guardate bene la differenza la stanno facendo i pareggi più che le sconfitte. Tutto sommato, secondo me, ci manca anche quel pizzico di fortuna in certi episodi, che ivi compresi gli infortuni, perché lasciando da parte Paganini e Brighenti, però onestamente ogni qualvolta il nostro allenatore viene chiamato a dover fare delle sostituzioni, a dover cambiare magari da partita in partita, magari il diretto interessato non è pronto in quel momento e quindi qualcuno sta tirando la carretta forse oltre il dovuto, quindi chi
diciamo, ci manca in questo momento quel qualcosina che abbiamo avuto a tratti durante la stagione, magari con continuità nel mese di ottobre e di novembre, e poi però ha incominciato, diciamo, a darci come risultato un effetto altalenante in questo momento. Dobbiamo invertire questi mesi, sarà molto dura, sarà molto difficile, però ci dobbiamo mettere il massimo dell'impegno, innanzitutto per rispetto ai nostri.